Ciao a tutti ragazzi da Zebra! Finalmente, finalmente, finalmente ragazzi! Tre punti importantissimi da portare a casa, importantissimi per la classifica. Prima di continuare, iscriviti al canale e grazie, grazie ancora. Stiamo crescendo velocemente, solo grazie a voi. Ragazzi, appena terminata la partita, bello, tre punti, alcuni spunti. Ma un Torino da poca cosa. Non illudiamoci. Un Torino da poca cosa. Che sia ben chiaro, come era stato col Bologna, perché una partita da un Torino da poca cosa hai fatto un gol solamente. Dovevi farne almeno 2-3 e non li hai fatti. Ragazzi, vi avevo già detto nel video scorso, non aspettiamoci una Juventus migliorata. E grazie a Torino che ci ha concesso le praterie. Vi continuo a dire, il Torino ha concesso tanto e per quanto ha concesso abbiamo concluso poco. Continuiamo a essere pochezza, continuiamo a essere poco. Poi andiamo a prendere alcuni giocatori. Locatelli, ragazzi, la solita partita scandalosa. E McKennie, una trottola che sta lì, gira, ma alla fine quello è McKennie. Quindi a livello di centrocampo molto scarsi. Rabiot, una buona prova tecnicamente, ha recuperato i palloni, tornava, difendeva. Ottima partita di Danilo. Però ripeto, questa ottima partita perché il Torino è scarso. Aveva dei giocatori che gli mancavano. Davanti pochissima cosa, quelle poche occasioni che ha avuto il Torino le ha buttate in tribuna, scarsi. E Ken, una buona prova di Ken, perché comunque Vlahovic veniva a prendere il pallone, Ken che allungava, Vlahovic che attirava a sé e Ken che attirava a sé, quindi aprivano centralmente i due esterni che attaccavano e entravano. Tutto centralmente, perché il Torino ha lasciato spazi centralmente ragazzi. Quindi ci sono stati alcuni giocatori, è buona partita anche da Alessandro, soprattutto a livello di chiusura di marcature preventive. Quindi alcuni giocatori hanno fatto una buona partita, premesso sempre che il Torino non... poca roba, ma Locatelli, McKennie, Quadrato alternato. Dovevano dare di più. In panchina è stato lasciato Paredes. Non lo so perché, ma secondo me comincio a non vederlo molto. O lo vedo ancora fuori forma. Non sappiamo. Però, ragazzi, l'importante è che ci siamo portati questi tre punti a casa. Vale per la classifica. E voglio vederla sotto un'altra squadra. Però, non illudiamoci. La Juventus è e rimarrà questa. Speriamo solamente di fare qualche filotto e di avere un po' di fortuna. Questa. Poi, se la Juventus dovesse migliorare, bene. Tanto, dovevamo sperare che perdesse? No, Allegri sarebbe rimasto sempre lì. Il cambiamento avverrà e sarà il momento giusto. Io vi saluto, sempre forza Juve, fino alla fine. E ci vediamo alla prossima. E grazie ancora, iscrivetevi. Ciao, raga.